Allora ci siamo, ancora buongiorno a tutti gli amici, qua si sentono i giornali che vengono sfogliati, aperti, toccati. Mirko Cudini, buongiorno, benvenuto a Radio R9. Buongiorno a voi. Senti, come vanno adesso? Tutto bene? Le cuffie, senti bene? La tua voce? Tutto ok. Fantastico, quando arrivano gli ospiti fanno, ma io non sento la mia voce. Eh no, il microfono è spento, ovvio. No, ma non è l'unico, è tutti così. Buongiorno anche a Carlo Di Giovanni. Buongiorno a te, Antonella. Per lo sport, noi siamo molto contenti, questa Roma che va veramente fortissima. Adesso cuffiamo per stasera. Esatto, gli juventini ci staranno odiando in questo momento, che cambiano anche la stazione radio. No, non fatelo, vi prego, perché noi scherziamo, siamo molto sportivi, amiamo il calcio, non solo il calcio, ma di tanti sport, perché poi certo. Insomma lo sport significa stare bene con se stessi, no? Mentre adesso stare arriva la primavera e quindi si rivedono tante attività, il tennis, il pattinaggio. Stamattina ho sì. fatto un'oretta con il mio collega io Nico vado Pasquale, più tardi e ho visto molti stage di cechi, tedeschi, molti ragazzi sì. sia al tennis che al pattinaggio, quindi già questo è il sintomo sì, che, arriva, che arriva la primavera. Proprio ieri c'è stata a San Benedetto il Tronto in centro una maratonina, sì, dei fiori, quindi sì. È molto carina. Ma questa ormai è una classica che si rispecchia da tanti anni, dove vengono tantissimi atleti, anche insomma quotati, keniani e compagnia bella, che ormai, però diciamo bello. Noi ci difendiamo anche ci se difendiamo. Non possiamo competere. Noi non partecipiamo, noi guardiamo e facciamo sempre l'ultimo tempo, quello del panino. Noi non possiamo competere come stapanza, sport. Ma andiamo stapanza. Senti Carlo, no, dicevi sei stato a pattinare stamattina? No, no, a tennis. A tennis. Lui la mia ora, l'uomo della pallina inizio settimana con il collega Bergamasco. Ieri ho visto anche Afro Zobboletti, che è il presidente del tennis club di San Benedetto del certo. Tronto, quindi insomma lo avremo presto ospite qui, certo. Nello stesso di mi auguro, davvero presto, per farci raccontare un pochino quello. Beh, ci sono molti progetti per quanto riguarda la scuola tennis, ma anche per il torneo internazionale che fanno a luglio, ormai anche quella è una classica. Esatto, R9 ha seguito l'anno scorso questo evento, quindi noi ci saremo anche quest'anno. Allora Carlo Di Giovanni, a parte la nostra squadra del cuore, si sa che lunedì si fa il resoconto con te, esatto, dalla Serie esatto. B ai dilettanti. Ah, diciamo che partendo dalla Serie B, Antonella sì. non è andata benissimo alle abruzzesi, perché piano piano, specialmente il Lanciano che sta in caduta libera, ha perso anche sabato a Siena, è uscita dalla zona playoff sì. dopo essere stata al quarto posto per tanto tempo, e lo stesso dicasi per il Pescara, che è riuscita solo a pareggiare con il Cittadella, quindi entrambe stanno fuori dai giochi, però ancora il campionato riserva insomma qualche giornata importante. Però peccato, perché il Pescara è partito in ritardo dopo l'avvento di Cosmi, mentre il Lanciano, però a questo punto posso pensare che sia la società che non vuole fare il salto per andare in Serie A, perché aia. Ci vogliono bei soldoni. Ci sono anche queste ipotesi qua, sì. no? Tutto purtroppo sommato sì. succede. Oggi fare sport a certi livelli ci vogliono tanti soldi, e so che la famiglia Maio non è in grado, almeno per quello che notizie che mi arrivano, per fare. Capitanati poi da una donna. Sì, esatto, presidente, che poi il marito è un calciatore sì, turchi sì. che ho conosciuto. Mi ricordo questa storia bellissima, perché poi lei, essendo dunque una presidentessa donna, ma molto brillante, è poi molto brillante. Insomma, i giornalisti in qualche modo si concentrarono certo, su di lei certo, in un determinato certo, periodo, certo, e lei insomma certo. faceva delle dichiarazioni anche molto belle, molto forti. Allora, cos'altro andiamo è avanti, successo? Nella... So di un Ancona che ha vinto il campionato proprio sì, però grazie. Ci arriviamo adesso, okay. andiamo per ordine. In prima divisione l'Ascoli, dopo aver un po' così ripreso un po' di ossigeno, ha perso in malo modo in casa con il Benevento, quindi sta chiudendo male questo campionato, però tu sei un campionato di transizione, perché dal prossimo si faranno le cose in grande con il presidente Bellini certo. mentre l'Aquila ha vinto, quindi è in piena zona playoff per poter piacere, lottare per andare in Serie B. Poi in seconda divisione il Teramo, avendo vinto a Castelrigone, ha ripreso i primi posti in classifica, il Chieti ha pareggiato in zona playout, quindi diciamo che le abruzzesi stanno rispetto alle marchigiane. Andiamo alla CND, dove ci stende l'Ancona, dopo sabato aver pareggiato la gara interna con la Recanatese, sì. gli mancava quel punto, in TV, no? Esatto, la diretta Raisat, l'abbiamo visto. Gli mancava quel punto per poter... per festeggiare in casa. L'ha avuta ieri, perché le dirette antagoniste hanno pareggiato, e quindi avendo 10 vinto. Punti di vantaggio, a 3 giorni alla fine, e matematicamente no, per carità, in Serie C. È tutto bellissimo, però quanto è bello vincere invece sul campo, nella so. Propria città, e festa poter rimandata, festeggiare. Rimandata. A un certo punto ti ritrovi che la festa ti viene addosso fra capo e collo, perché le altre pareggiano e non puoi festeggiare però così come avresti. Possiamo dire, poi questo penso mi può anche dare il conforto l'amico Mirko, che quest'anno ancora non ha avuto grandi antagoniste per poter insomma avere questo scoglio benissimo, insormontabile. Certo. Quindi
diciamo una C meritata, quindi il prossimo anno rivedremo qualche derby importante con Ascoli, Ancona, Teramo, eccetera. Forse anche l'Aquila, quindi bello. Un bel binomio Marche-Abruzzi. Ci facciamo dei piccoli viaggi l'anno prossimo, non proprio così grandi. Allora, noi ci fermiamo Carlo, fra poco torniamo ad approfondire il nostro argomento sport, parleremo più tardi con il nostro Mirko Cudini. Ci facciamo raccontare quello che sta facendo adesso. 1:06 di news e poi ancora insieme fra poco su Radio 9. In diretta su Radio 9 per concludere la carrellata per quanto riguarda Carlo Di Giovanni e i suoi racconti sul calcio dalla Serie B ai dilettanti, quindi Carlo, ecco, no, vorrei soffermarmi, visto che adesso poi dobbiamo parlare dell'eccellenza e della promozione, dove ormai ci sono già i giochi fatti, come sai, della Samb e del Porto d'Ascoli. Io soffermerei un attimo sulla gara di sabato, visto che l'amico Mirko l'ha vista in diretta, io ho visto qualche spezzone in televisione, però l'Ancona Recanatese, esatto, Mirko Cudini era presente allo stadio, esatto, giustamente lui avendo già ormai acquisito il padrino allenatore può anche andare a visionare e vedere quelle che sono le realtà. Era un big match, ecco perché Rai Sat ha deciso anche questo in virtù di una probabile promozione. Certo. Io chiedo a Mirko, anche se ci lo sta dicendo ai microfoni spenti, che l'Ancona, anche se pareggiato, è di una spanna superiore. Allora, è bellissimo perché noi ai microfoni spenti diciamo tutto, poi quando li accendiamo non diciamo più niente. No, è la conferma di Mirko che Ancona ha visto, insomma. Ecco. Sì, poi continuiamo. Mirko, allora, tu eri lì presente, ovviamente c'è tanta energia, no? Perché poi quando sei lì dal vivo a vedere tantissima una partita gente, c'è dell'altro. Chiaramente lì ci si aspettava la festa, quella che raccontavamo a microfoni spenti, perché l'Ancona era lì per festeggiare, no? Questa vittoria campionata. Erano convinti di vincere la Recanatese, invece. E invece, com'è andata? Sì, c'erano tutti i presupposti per poter festeggiare questa promozione in casa contro una Recanatese che sinceramente ha fatto anche una buona gara. L'Ancona ha trovato qualche difficoltà, forse all'inizio, per un ritmo molto basso, però a livello di giocatori, a livello di qualità, credo che l'Ancona, ma non aspetta mai dirlo, sia una squadra superiore. C'erano i presupposti per poter vincerla, delle decisioni arbitrali, degli episodi purtroppo. Vedi l'occasione al 95esimo dove hanno sbagliato per poter vincere la partita. Quindi tutto rimandato, che però ieri, grazie al pareggio del Materica. Allora, come allenatore Mirko si sarebbe arrabbiato per questa occasione sprecata al 95esimo. Conoscendolo caratterialmente, Mirko, essendo stato un grande difensore. Lui parla veramente bassa voce, così tutto molto, poi magari in campo. No, in campo è un'altra persona, anche se è stato sempre un grande professionista, un grande difensore. Io lo ricordo da ragazzo che lui cominciò a svernare con la Samb, poi parleremo le sue trafile. Io ti chiedo questo, visto che tu un po' conosci gli ambienti marchigiani, ecco, questo ritorno al calcio professionistico può riportare l'Ancona a quella che era, insomma, qualche anno fa, secondo te? Ma credo di sì, innanzitutto perché ha una società forte, in espansione, forte, quindi con ambizioni. Un grande direttore Marcaccio. Sì, sono delle componenti che sicuramente fanno sì che hanno tutte le carte in regola per poter far bene anche ai professionisti. Allora, andiamo a parlare dell'eccellenza, la Samba ne abbiamo già parlato. Sì, poi torniamo a parlare con Mirko. Sì, perché la Samba ha già vinto, come abbiamo detto, poi l'ultima partita c'è stato l'infrasettimana il pari di Tolentino, Castelfidardo che avendo vinto evita lo spareggio regionale, quindi andrà a fare eventualmente direttamente alla semifinale nazionale per accedere anch'essa nel CND. Senti, ma ti manca la voce, Carlo? Purtroppo hai gridato? No. Al terzo gol della Roma? No, il fatto che questa è una consuetudine, Antonella, parlare troppo dovete vedere importa. Carlo quando guarda la partita, altro lo dovete sentire. Però cerco di vedermela sempre da solo per non coinvolgere nessuno. Un saluto calorosissimo di solidarietà femminile a Paola, ecco. Senti, quindi parlando di eccellenza, si torna a giocare il 27, le ultime due, la Samb gioca in casa col Corridoia, poi il 4 maggio l'ultima trasferta di Chiaravalle con la Biagio. E poi per quanto riguarda pure la promozione, Porto d'Ascoli ha già vinto, come sai. Sì, poi ho incontrato gli amici di Porto d'Ascoli che festeggiavano un pochino a Villa Piciana venerdì sera, quindi insomma ho avuto modo di salutare Emanuele Mannocchi e insomma anche gli altri. Giocherà l'ultima partita domenica, mi pare sabato prossimo 26, sarà la grande festa, mentre
Giovedì prossimo 17, lo abbiamo già detto, lo ricordiamo, sì, a chi è in ascolto, c'è questa bella festa tra tre squadre che hanno vinto i rispettivi campionati, la Samb, il Porto d'Ascoli e il Martinsicuro, quindi nel serale, prima gara 19, la seconda alle 20, alla terza alle 21, sempre a Martinsicuro. No, perfetto, allora noi ci fermiamo, fra poco ancora insieme e poi entreremo anche nella... Sì, parlare un attimo con Mirko, esatto, con ci facciamo Cugli raccontare quello che sta facendo adesso. Questa piacevole presenza, ospite con noi, a fra poco. Ieri è la festa che anticipa la Pasqua. Sì, ieri era la domenica delle palme. E quindi in tutte le famiglie che si rispetta c'è un pranzo un po' diverso dal quotidiano, ecco. E quindi dopo si eccede perché se tu mangi tanto anziché prendere dei farmaci. Ma perché non mi hai invitato? Io ieri ho pranzo fatto le mezze maniche con le zucchine. Buone. E ieri sera c'era un panino, cioè, no. Scusa, ma stessi la prossima volta ti porti in trasferta. Mi porta in trasferta in collina dove si mangia in Abruzzo. Benissimo. Senti, tu hai sentito quella battuta sulla festa delle palme? No. Il punteruolo rosso festeggia. Buona questa, perché esatto, queste le palme, giusto, ecco, no, tutta, anche, anzi, ragazzi, sapete, hanno rimesso in moto un po' di cose, hanno preso però le Washington, che sono quelle lì con meno foglie, ecco, che vanno su in altezza, però si espandono poco. Tu dici il punteruolo non gliela fanno? No, lì no, pare che lì sono riusciti molto ad emarginarlo, comunque il verde sta scomparendo qua da noi, perché purtroppo si è propagato tantissimo. Allora, ma sai perché? Perché hanno comprato, non so chi, non so dove, non so come, o forse non lo voglio dire, all'estero le palme, sì, esatto, quando avrebbero pare potuto comprare. Pare che vengano da qualche paese dell'Africa. O l'Egitto, insomma. Sì, esatto. E questo punteruolo rosso... E lo stesso problema è successo anche a Palermo. Ce lo siamo portati a casa. Il problema è perché bisognerebbe comprare le robe dentro casa. Abbiamo delle grandi realtà. Però guarda, si Mirko va, fa... Si noi va, siamo pungiglione, caro Mirko, quindi le cose le dobbiamo si dire. Si va nei posti per risparmiare, dopo purtroppo c'è, bravi, il rovescio della medaglia. Ecco. Parliamo di calcio, parliamo che è meglio. Parliamo di calcio. Ma non lo so se è meglio, guarda. Io, ecco, allora, visto che abbiamo Mirko Gudini, se mi permetti volevo chiedergli questo. Innanzitutto, visto che lui quest'anno ha smesso di giocare con la Monturanese, avendo fatto anche lì, nonostante la sua non giovane età, ma ancora in campo, riesce a farsi valere. Mi ricordo i complimenti che ti ha fatto Tozzi Borsoi alla fine, poi lo disse anche, ha detto un signore in campo, a dimostrazione che chi ha giocato a certi livelli lo fa anche certo, in età avanzata. Certo. Vabbè, età avanzata, Mirko, mamma mia, ma ti sta massacrando, Carlo. Ma no, ci avrà 23 anni, sì, ragazzo. Come no? Ha ragione, calcisticamente. 23 anni ancora giocherebbe. Ma allora diciamolo, calcisticamente non è proprio più, però secondo me no. Sta sul pezzo, Mirko. Dillo tu quanti anni hai, dillo. No, non lo diciamo. Mentalmente, sinceramente, non mi sento l'età che è. Esatto, ho, lui è giovane. Vabbè, non mi sento io però, a 64 anni che ancora, insomma, cerco di però, fare Carlo, il mio... bella. No, ci però piace. Mirko, insomma, è l'età giusta per smettere, per poter intraprendere l'allenatore, perché regalare la sua arte, avendo proprio fatto tanto professionismo, lo può fare anche da allenatore, perché ha le qualità. Io volevo chiedere a Mirko, sì, visto che hai calcato tantissimi campi, il record più bello che hai da calciatore è quello forse più brutto, al di là di qualche retrocessione. Esatto. Ma più bello, oddio, non diciamo il famoso gol al Milan. No, sarebbe forse riduttivo. Sarebbe scontato, no? Sì. Il gol che del Milan. No. Okay. È una domanda che parecchi mi hanno fatto, ma sinceramente non è facile da individuare un episodio. Hanno fatto parecchi questa domanda, Carlo, sei banale, facciamo una domanda. No. Fagli la tua. No, non è facile perché nei 20 anni di carriera magari sono capitati parecchi episodi. Diciamo positivi. Quei due o tre che si distinguono dagli altri, dai. Ma forse le promozioni inaspettate, forse che uno nell'anno forse non ci sperava, e quindi alla fine ha raggiunto un obiettivo che era storico, come ecco, un'altra domanda, esatto. Giustamente non ti vuoi sbilanciare perché 20 anni ha calcato tantissimi campi di A e B. L'allenatore con il quale ti sei trovato meglio, l'allenatore che fosse ti dato quel qualcosa in più anche come calciatore? Ma forse dovrei dirne due, tra virgolette. Il primo forse Dario Rossi a Salerno. Sì, una mentalità forse diversa dagli altri. Per me, perlomeno, anche venivo da una realtà diversa e quindi... Dario Rossi che ha allenato fino a poco tempo fa a Sampdoria, prima di Mihajlovic, Fiorentina, Lazio, cioè grande allenatore anche in Serie A. Vai.
Poi forse chi mi ha completato e chi mi ha dato quel qualcosa in più, la verità, è Marco Giampaolo qui ad Ascoli, che sinceramente come squadra e come anche singoli ci ha dato quel qualcosa in più per poter proseguire. Allora, stai prendendo, se posso, caro, posso fare una domanda anch'io? Stai prendendo il secondo, se non erro, patentino per allenare, o comunque ti stai dunque preparando per l'arte dell'insegnare, in qualche modo. A chi ti ispiri? Cioè, la tua testa, insomma, la tua struttura tattica, insomma, a chi ti ispiri fondamentalmente? Anche se poi hai avuto dei grandi maestri, no? Sì, ho avuto la fortuna di avere buoni allenatori, sì, ottimi allenatori, quindi credo che un allenatore è difficile che si ispiri a qualcuno. L'allenatore poi in se stesso ha sempre qualcosa di diverso o qualcosa da proporre. Una originalità propria. Prendere sicuramente qualcosa da ognuno, e questo credo che sia quello che fanno tutti, credo di fare anch'io se avessi la possibilità di iniziare. E quindi intraprendere, estrapolare qualcosa da ogni allenatore, però ispirarsi a qualcuno, si può ispirare a un modo tattico, a una filosofia, ma poi dopo a livello caratteriale, a livello giustamente escono fuori anche le tue, no? Sì, in qualche modo capacità. Deve riuscire a mettere del suo, altrimenti uno si può ispirare a un modulo tattico, a una filosofia di gioco, per il resto credo che ogni allenatore sia un individuo a sé. Io ho qualche esempio che sicuramente Mirko mi confermerà, uno che è stato molto qui a San Benedetto, che è stato anche ad Ascoli, parliamo di Stefano Colantuono. Come no? Stefano, ritrovandosi a fare da giocatore ad allenatore, quando ha preso la Samp che stava retrocedendo, queste 9 vittorie consecutive, bravissimo, gli ha spianato la carriera d'allenatore, perché dopo lui ha avuto anche la parentesi di Catania, visto in quel periodo che Gaucci, che c'era San Mettese, Perugia e Catania, quindi da lì c'è stato il lancio, e poi lui poi ha fatto diverse piazze, Palermo, Torino, Bergamo, dove è ritornato, e io so che attualmente c'è Lotito che lo sta inseguendo da tanti anni. Quindi insomma per portarlo a Roma, si può permettere di scegliere. No, perché è quella figura, io me lo ricordo quando giocava, poi tu te lo ricordi pure tu, e quindi quello che dice Mirko, dopo se tu hai avuto diciamo qualche pregio nel tuo modo di fare, è normale che lo metti anche come allenatore, questa ce l'hai nell'indole, nel tuo DNA. Ma è normale che sia così. Io a questo punto vi saluto, vi ringrazio ragazzi, grazie a Carlo Di Giovanni, come sempre puntuale per il nostro lunedì, per la chiacchierata. Io ringrazio Mirko che è venuto da Fermo a trovarci, non è che è venuto da qui vicino. Quindi grazie un Mirko, doppio Pudini. Grazie, con la speranza di riaverlo quando sarai allenatore, questa è una promessa che ci fa. Esatto, dovrai raccontarci la tua squadra, i tuoi ragazzi e il tuo orgoglio. Ci stai? Promessa fatta. Grazie, grazie davvero grazie. A Mirko Godini che è stato con noi. Carlo, l'appuntamento con te per lunedì prossimo, okay, va bene? Sì, a tra poco, grazie, alle 9.